Presidente, un altro cantiere che parte e che garantirà una maggiore sicurezza alle strade difficili del nostro territorio. Sì, un impegno rispettato. Oggi interveniamo dal punto di vista statico e antisismico sul ponte Lusurana. È uno dei tanti interventi perché, come avete visto, tantissimi ponti hanno bisogno di interventi. Lo stiamo facendo con una nuova programmazione, nonostante il momento difficile per quanto riguarda l'aumento dei prezzi, per quanto riguarda anche la situazione di mancanza di materie prime che ha di fatto bloccato tantissimi cantieri. I cantieri della provincia sono tutti aperti e stanno rispettando i tempi proprio per dare maggiore sicurezza ai nostri cittadini e anche maggiori servizi, nel senso che quando si chiude un ponte o una strada diventa un problema anche il vivere quotidiano e quindi siamo impegnati a recuperare il tempo perduto. Il valore aggiunto è proprio riuscire a intervenire senza chiudere la viabilità, cosa importantissima in questo momento anche di difficoltà generale. Sì, assolutamente, perché la nostra provincia ha molti interventi in corso e chiudere una strada o un ponte vuol dire creare disagi enormi con percorrenze chilometriche o attese veramente importanti. Lo vedete ad esempio sul Buon Viaggio, lo vedete anche sulla Ripa in altre zone della nostra provincia. E quindi è fondamentale trovare una pianificazione che permetta la circolazione quasi regolare. Per la prima volta nella provincia della Spezia vengono utilizzati dei fondi di protezione civile per un intervento di questo tipo, è un cambio di passo. Un cambio di passo rispetto a una necessità che ovviamente in questo caso va a vantaggio della provincia della Spezia, ma lo facciamo per tutti gli enti che hanno bisogno di questi interventi in Regione Liguria, lo facciamo invertendo quella tendenza che evidentemente ormai è diventato un cambio di passo anche sui fondi di protezione civile, cioè non solo per rispondere alle emergenze ma anche per dare vere e proprie risposte di carattere strutturale. Mi fa piacere che sia un ponte della provincia spezzina uno dei primi interventi in questo senso, ma non ci fermiamo. C'è un bando aperto da un altro 1,5 milioni più o meno la cifra che avevamo messo in campo l'anno scorso, a cui spero diciamo tutti gli enti che hanno situazioni di questo tipo possano partecipare per dare risposte concrete ai territori. Sindaco, iniziano oggi ufficialmente i lavori per la messa in sicurezza di questo ponte, il ponte sull'Usurana. Siamo qui a Martinello, un lavoro molto atteso, molto sentito, così come sono attesi altri interventi di messa in sicurezza su altre infrastrutture del territorio. Sì, esatto, questa è una risposta concreta, devo dire anche piuttosto tempestiva, di provincia e regione, una richiesta di verifica fatta dal comune sulle infrastrutture presenti sul nostro territorio. Naturalmente oltre questa, che verrà fatta per fortuna senza interrompere completamente il passaggio delle autovetture, perché è un senso unico alternato, a breve inizieranno anche i lavori sull'altro ponte che ci collega a Piana Battolla, molto importante perché tutte le scuole medie sono di là. Anche lì è stato recentemente quindi modificato il progetto per garantire anche lì sempre in ogni caso la possibilità con un senso unico alternato di raggiungere le scuole.